questa sessione particolarmente coerente è tutta incentrata su temi che hanno a che fare con il ruolo della religione, arrivano loro, i mitici, ma anche reali, i gesuiti, e si è cimentato con le annate della civiltà cattolica Mario Allegri, che per la verità non so se sia il lettore più consentaneo, ma questo lo deve dire lui, nel senso che ne conosco gli spiriti non clericali. Infatti, Mario sì. È stato già presentato prima, forse Ferrari ha detto che non ha bisogno di presentazioni, però io sono non solo obbligato, ma necessitato interiormente di ricordare comunque il ruolo straordinario che Mario Allegri ha avuto in questo quarto di secolo per la vita della nostra Accademia, non facilitato dall'essere in un'altra città dove pure è vivo, attivo, ha lasciato uno straordinario ricordo come docente dell'Università di Verona, però ha avuto un ruolo, a Rovereto, straordinariamente vivo, efficace e senza fare discorsi lunghi che possono sembrare inopportuni perché è vivo e lotta insieme a noi, però ha animato alcuni cicli veramente importanti della nostra programmazione di questi anni, per esempio una serie di convegni storici dedicati al ruolo della città di Rovereto, in questo senso spiazzando le tradizioni locali che richiedono insomma, qualche carattere indigeno per promuovere cose di questo genere con grande efficacia, raccogliendo studiosi di diverse sensibilità e provenienze intorno ad alcuni temi della storia culturale, politica, istituzionale della nostra città che ne ha bisogno, perché pur essendo tuttora insomma, un centro di cultura molto vivo, fa fatica a trovare la strada per una sintesi storica di se stessa convincente, come dice, per una piccola città come mai, però è vero. Quindi quei libri rimangono per noi un utile, importante punto di riferimento. E poi quel ciclo su Tommaseo, che è il precedente immediato di questa nostra iniziativa, nel quale il suo ruolo è stato assolutamente importante. Se mi lasciate dire un'ultima cosa, anche nello stile, Mario ha impresso qualcosa di importante nella nostra Accademia in questi anni, abbinando la serietà delle proposte scientifiche, anche la dimensione conviviale e relazionale, diciamo, calda da un punto di vista relazionale, che ha contribuito insomma, molto anche a cambiarci. Quindi lo consideriamo da sempre, da quando è con noi, decisivo. Per come funziona questa nostra piccola istituzione. E adesso ai tuoi gesuiti. Ma sono io che ringrazio veramente senza piaggeria l'Accademia, che sin dal primo giorno, sono stato qui prima ancora insomma, di essere socio, si è aperta in modo mirabile, meraviglioso, offrendo documenti, libri, possibilità, eccetera. Prima avevo detto che è un'oasi di civiltà da questo punto di vista, chi di noi, credo tutti, ha in qualche modo impegni culturali e si scontra con gli assessorati, con le biblioteche, con gli istituti, eccetera, ma questa è una prerogativa trentina, ecco, perché anche a Trento la biblioteca è stata meravigliosa, mi ha sempre offerto ospitalità, una quantità di libri, di documenti impensabili, dove nella mia città, quando chiedevo il terzo libro, mi diceva, ma professor Galala con me oggi? Ecco, qui invece come carrelli di bollito mi arrivavano dalla biblioteca anche 20-25 libri per volta, una roba, lettere, ecco documenti. Sì, mi sono cimentato sulla nascita della civiltà cattolica, io che mi considero laico, non però religioso,
laico, risorgimentalista allo spasimo, perché io credo veramente che sia stata una stagione di un'intensità e di un valore altissimo per il nostro paese, come né prima né dopo c'è stata. Ecco, sulla nascita della Civiltà Cattolica, dal primo progetto, che risale al 1846, su iniziativa di padre Pasquale Cambi, che si è sviluppato in un... Sì. È ipersensibile e inefficace insieme. E che si è sviluppato questo in un fitto giro di corrispondenze con Antonio Bresciani, con Matteo Liberatore, Isaia Carminati e Luigi Tapparelli d'Azeglio, ma seccamente respinto dal padre generale Johannes Ruttmann per il timore di entrare nell'arengo politico e di urtare la sensibilità, cito, di cattolici anche buoni in qualunque partito. Su questa nascita molto è stato già scritto e anche detto, soprattutto da Pietro Pirri, Lamberto Borghi, Giorgio Candelori, Dina Bertoni Iovine, Gabriele De Rosa. Molte altre notizie si trovano nei saggi dedicati, oltre ai cinque padri fondatori che ho appena citato, su Giuseppe Oreglia, Giambattista Planciani, Giuseppe Calvetti, Giuseppe Paria, Carlo Piccirillo, che sono personaggi importanti nel decennio considerato. Ma di studi specifici dedicati espressamente al decennio considerato se ne hanno pochi. Il più corposo risale a 43 anni fa, 1976, ed è di Gaetano Greco, La Civiltà Cattolica nel decennio 1850-59, pubblicato negli annali della Scuola Normale di Pisa. E poi ce n'è un altro molto, molto più breve, del 1999, di Giovanni Sale. Ce ne sarebbe stato abbastanza per sconsigliare un'analoga incursione da parte di chi vi parla, se non fosse per tre ragioni. In primo luogo, sarebbe stato scorretto in questo convegno non menzionare, accanto ai personaggi e alle questioni che verranno trattate, sempre rispetto al processo unitario, anche l'altra parte, che di più altra non ce n'è stata, però particolarmente in questo decennio. In secondo luogo, per nessuno dei contributi citati è mai stato fatto quello, cito, spoglio sistematico della rivista che lo stesso Greco si auspicava nel suo saggio, invocandolo, cito, come unico metodo per chiarire definitivamente alcuni dei problemi in essa più discussi. E sono, posso dire io, l'antisemitismo religioso, la critica violenta al liberalismo, pensate a una definizione come questa di Luigi Tapparelli nel saggio Teorie sociali sull'insegnamento. Il liberalismo italiano gareggiò con quel di Robespierre. E poi ancora, quanto un governo è più illegittimo, tanto nomisi egli pur liberale. E quindi allora, appunto, questioni, abbiamo detto, l'antisemitismo, la critica violenta al liberalismo, la pena di morte, l'educazione, le teorie costituzionali, gli istituti rappresentativi e ancora l'antisocialismo, con annessa e connessa la sua produzione saggistica. Ecco, prima parlava Pertici di Marx, no, beh, anche qui è nominato Marx, insieme, messo tutto insieme con Proudhon, Mazzini, Herweg, Kohlmeier, Feuerbach, Weitling, fino a Marx, tutti messi assieme indistintamente, cito,
atei, repubblicani arrabbiati, socialisti, comunisti ed altre cotali lordure. Io ho provato diligentemente a farlo, un po' per masochismo, un po' per sfida, per questo spoglio. Ed è stata una lettura impegnativa, bene, trattandosi di oltre 30.000 pagine. Sono 30.000 pagine in questi 10 anni. Stavo divorziando quasi da mia moglie. Quasi 30.000 pagine. In una scrittura molto densa e un po' arcaica, disusata, che sintatticamente non aiuta la lettura, proprio non aiuta la lettura. Va subito detto però che la rivista mirava esplicitamente ad un pubblico molto alto e colto, insomma all'elite del potere nei vari rami della società, minacciata dalla rivoluzione dei cosiddetti, in chiave sprezzante, statutisti o italianissimi del 48-49, sostenuti, cito, da Catilina europei. Infine, ultima ragione, se il sottoscritto per formazione e inclinazione alla fine potrebbe risultare di parte, laica e risorgimentalista, mi sono autodenunciato, di parte chiaramente cattolica, mi sembra di poter dire la maggior parte degli studiosi citati in apertura, o addirittura in prevalenza, con una considerazione in partenza, almeno mi è sembrato così, più benevola rispetto a quella che potrebbe risultare la mia, forse perché condizionata, la loro, intendo, da quello che io chiamo dallo specchio del dopo, che a me in questa occasione non spetta di valutare, e cioè dagli aggiustamenti, direi soprattutto nei toni e nel linguaggio, opportunamente operati dai compilatori di questo decennio dopo l'unità. Qui cambiano i toni, cambiano molto in politica, nella scrittura, nell'ideologia, e condizionati in qualche caso anche dalle stesse vicende biografiche di alcuni protagonisti. Su tutti, per portare un solo esempio, ma clamoroso e certamente noto, quello di Carlo Maria Curci, che è un personaggio quasi romanzesco, dentro, fuori e poi dentro ancora la Compagnia di Gesù, che è autore di oltre 200 articoli, spesso i più violenti in assoluto, una specie di Feltri di 150 anni fa. Il primo fascicolo della Civiltà Cattolica esce il 6 aprile 1850 a Napoli, per poi passare col gennaio del 51 a Roma per forti disaccordi con i Borboni, che poi continuarono per l'intero decennio a intervenire anche duramente con la censura. Intervennero proprio duramente. E non è il giornale che si era pensato di fare nel dibattito di 4 anni prima. È, senza mezzi termini, il foglio della reazione, una reazione senza sfumature, una reazione brutale, davvero e proprio resa dei conti al biennio 48-49, in particolar modo ai fatti della Repubblica Romana, che sono ancora troppo vivi e brucianti nel corpo della Chiesa e nella cronaca di quei giorni. Venezia si era resa il 22 agosto 1849, quindi appena 7 mesi prima, e il Papa torna a Roma il 12 aprile 1850, 6 giorni dopo l'uscita del primo fascicolo. E come prima cosa viene fatto? Si abroga la Costituzione, si restaura la pena di morte, si fa abbattere la statua eretta in memoria di Giordano Bruno e si restringono di nuovo gli ebrei nel ghetto. Sorvolo sull'organizzazione del giornale, che onestamente però, ecco, questo lo riconosco, merita tutta la nostra ammirazione, merita veramente la nostra ammirazione. Viene preparato da un lancio
di 120.000 fogli associativi. 120.000 fogli associativi. Viene distribuito capillarmente in tutta Italia. È stato quasi un contrappasso, il primo giornale nazionale italiano. È stato veramente il primo giornale nazionale italiano. Quindi in tutta Italia e in Europa, Francia, Spagna, Belgio, Svizzera, con un avvio di 3.000, diciamo, abbonati, 3.000, che sono cresciuti poi alla fine del decennio a 13.000. Nessun altro giornale o rivista poteva allora, e forse anche in seguito, vantare queste cifre. Quindicinale, diciamo, strutturato in rubriche fisse, che cito, allora, saggi su questioni di attualità sociale, filosofica, politica, di economia, scienza e ovviamente religione, sempre senza firma, a sottolineare l'omogeneità di idee della redazione. E ancora, annunci bibliografici, i più scarsi, questa è la parte più scarsa, scadente della rivista, cioè libri di devozione, viti di santi, manuali di preghiere e tutta la letteratura precedente, tutta la nostra produzione letteraria precedente, ovvero, come dirò in seguito, viene proprio cassata in questi annunci vero bibliografici. Poi ancora cronache contemporanee suddivise in cose italiane, con un'ovvia attenzione quasi quotidiana, minuta alle cose piemontesi per forza di cose, e cose straniere, con uno sguardo esteso, anche qui tutta la nostra ammirazione, con uno sguardo esteso all'Europa, ma anche all'Asia e all'America, come anche qui nessun'altra rivista contemporanea riuscirà mai più a fare. E infine anche rivista della stampa italiana. Me ne dicevo prima con qualcuno, se un giovane laureando volesse prendere un'informazione sui fatti storici, sui fatti di cronaca del decennio di preparazione, va bene, lasciando perdere i libri, i testi, che sono molto sintetici, leggendo questa parte della rivista avrebbe un'informazione minutissima e quasi quotidiana da tutta Italia, grazie ad una rete capillare estesa che riusciva in un'impresa, ed ecco anche qui la mia ammirazione, in un'impresa quasi titanica, di superare 7-8 censure, e con una distribuzione che arrivava a un certo punto, scelgono il metodo più pratico e più efficace, imbarcano tutto nel porto di Civitavecchia e distribuiscono Livorno, Genova, da Genova a Milano al nord in Francia e nel nord, da Milano nel Veneto, nel Friuli, da Firenze, da Livorno a Firenze, nell'Emilia Romagna, eccetera. Una distribuzione veramente strepitosa, no? Grazie ad una rete, credo numerosissima, di collaboratori, di cui non sappiamo quasi nulla, sono tutti anonimi. E quindi, con un'attenzione, diciamo, di riguardo anche per la rivista della stampa italiana, con un occhio di riguardo a quella piemontese, che viene suddivisa in quattro categorie da loro: giornalismo cattolico, giornalismo ministeriale, giornalismo eretico, giornalismo dell'opposizione, una schedatura da Digos, no, che ancora di due specie, un'opposizione repubblicana e un'opposizione interessata, con un'ossessione, anche qui veramente un'ossessione autentica, verso il Risorgimento, il Parlamento, l'opinione, il cimento, la rivista contemporanea, eccetera. L'opinione in modo particolare, cito, giornale ministeriale scritto in buona parte da giudei. La linea
del periodico gesuita viene dettata subito senza tentennamenti dal motto in esergo ad ogni fascicolo: Beatus populus cuius dominus Deus eius, che è un versetto del Salmo 143 di Davide. E nel lunghissimo editoriale di presentazione, quasi 20 pagine, il giornalismo moderno ed il nostro programma, di penna di Carlo Maria Curci, dove i moti rivoluzionari del 48, ma anche i precedenti, vengono collocati in linea discendente diretta, cito dalle bestemmie febroniane, proprio in linea discendente, dalle leggi giuseppine nell'Austria, sulla scia delle rivoluzioni francesi del 1789 e del 1830, cito: prona com'è l'Italia mendicar da Parigi le mode del pensiero con quelle degli abiti, e ancora dalle leggi leopoldine in Toscana. Mode maturate, cito, negli antri sanguinari della demagogia parigina. Negli antri sanguinari della demagogia parigina. Alla moderna o alla francese, in tutti questi 10 anni, devono intendersi sempre in chiave negativa, come espressione in chiave negativa. E tutte queste mode vengono propagate per mezzo e attraverso il giornalismo. Cito: strumento di perpetua agitazione dei popoli, che impuro e torbido sin dalle origini, è assurdo a potenza sociale. In realtà, una piaga della società moderna che se ne compiace e solluchera come di una confettura o di un gioiello. Giornalismo e partiti politici, nient'altro che creazioni rivoluzionarie che spandono l'errore. Chi legge i giornali? Leggono i giornali persone di poco vigore intellettivo o, cito ancora, i godenti del secolo, ai quali le troppe gravi cure del teatro, della veglia e del passeggio non lascerebbero l'agio di discorrere con la propria testa. Cito ancora: giornalismo all'ingrosso e dal minuto. Il giornalismo all'ingrosso e dal minuto ha creato un mostro, la pubblica opinione. Per cui, cito dall'articolo Il regno dell'opinione del gennaio 1853, il mondo poi così impaziente degli antichi padroni e così schivo ad accettarne dei nuovi, si sobbarcò con meravigliosa docilità a questa sua dominatrice, qual timido putto che si sottomette a madre accigliata. E, cosa ancora più notevole, il mondo stesso è entrato in campo a sostenerne i diritti ed a vendicarne le ragioni. La libertà di pensiero, si legge in un articolo La Stampa Libera del 51, la libertà di pensiero è anticattolica in sé. Il cattolico non può amare la libera stampa, che produce divisione a sol pubblicarla e presuppone un'occulta eterodossia, cattolici gabbati dai suoi sofismi triviali. La stampa cosiddetta libera tollera tutte le opinioni fuorché della verità cattolica. Il protestantesimo sbuca dal pozzo d'Averno. I giornalisti, cito dall'articolo del rinnovamento di vecchie utopie in Italia del 52, i giornalisti sono uomini oscuri di nascita o di nome, avventurieri o cospiratori, scampati a gran pena dall'esilio, dalle galere, dalla morte, di repente quasi sbucati di sotterra. Li vediamo farsi innanzi, dominar con la parola nei ritrovi e nei circoli, signoreggiar con la penna l'opinione del pubblico e dei privati, imporsi come ministri ai sovrani, e si recano di mano in mano la somma delle cose e girano al loro talento i destini dell'Italia.
La conseguenza finale qual è? Uscire giornalmente non ha fatto che esasperare i mali del giornalismo. Uscire giornalmente. Quindi, ecco la conclusione, cito, la civiltà cattolica uscirà ogni primo e terzo sabato del mese, ma si definirà periodico, non giornale, si definirà periodico, citandosi sempre come tale e mai come giornale. E farà proprio così, periodico e non giornale. E qui si aprirebbe un discorso per gli storici della lingua, per gli studiosi della lingua, il linguaggio proprio della civiltà cattolica, che sarebbe interessante da esaminare anche per le sue derivazioni molto arcaiche, ma molto efficaci anche. E farà proprio così, periodico e non giornale. Sull'organizzazione pratica qui mi fermo, perché il tempo appunto è limitato e magari negli atti penso che ci saranno, lì ci sarà spazio. E passo sempre in sintesi, perché 10 anni, mi scuso, ma 10 anni non possono essere, dico 30.000 pagine, non è che si possa appunto riassumerle tutte, ben poco spazio. E mi limito a 4 punti fermi, anzi fermissimi, non fermi, fermissimi. L'autorità papale, il rapporto Stato-Chiesa, il suffragio universale, la dottrina sociale. Cioè i punti chiave di cui, diciamo, si discuteva durante la rivoluzione del 48-49. Qual è la fonte di ogni diritto? Se il diritto non si basa sulla forza? Questo è l'interrogativo che la civiltà cattolica si pone subito. Qual è la fonte di ogni diritto se il diritto non si basa sulla forza? Semplice. Questa fonte è l'ordinatore supremo, cioè Dio. A rappresentarlo in terra è il Papa, che è il capo della Chiesa. La vita sociale nel suo insieme è suddivisa in una dialettica continua tra Stato e Chiesa, che tuttavia non stanno sullo stesso piano, in quanto la Chiesa comprende al suo interno lo Stato e non viceversa. Donde l'assurdità, la contraddizione in termini della formula libera Chiesa in libero Stato, per cui, cito, tocca agli Stati subordonarsi alla Chiesa se non vogliono cessare d'essere la viva espressione dell'autorità in un popolo cristiano. In conclusione, e per farla breve, l'uomo re governa con la forza, Dio re governa con la libertà. Sul concetto di Stato e di patria, un altro articolo del terzo trimestre 1850, la distinzione deve essere chiara, deve essere molto chiara. Molto chiara. Altro è Stato, altro è patria. L'eterodossia sostituisce l'uno all'altro. Lo spirito cattolico estende la patria indefinitamente. Il naturalismo torna a restringerlo, peggio che il paganesimo. Il paganesimo, risuscitato dalla Riforma, ha sacrificato perfin l'idea di patria, si cava il cuore umano, per quel naturalismo bugiardo con cui pretende avere a sua unica guida non la natura, ma la sua corruzione. E quel che è peggio, il sacrificio della patria allo Stato non è già puramente un cambiamento di vocabolo, ma un vero sovvertimento di idea naturale e cristiana trasformata in innaturale e pagana. Nell'articolo La teocrazia spauracchio dei regalisti e dei liberali si chiarisce ancora meglio il concetto. O il principe, cito, o il principe delegato da Dio o il delegato del popolo, o è il delegato del popolo. Se è delegato di Dio deve essere assistito dall'infallibile depositario della legge di Dio. Deve ascoltare la libera voce del dottore universale, deve non regolare la Chiesa,
ma farsi regolare dalla Chiesa. Il principe impera sugli uomini, ma Cristo impera sui principi, che se ciò ad essi sembra poco decoroso, allora conviene che si contentino della condizione dei principi protestanti, i quali reggano per la grazia del popolo, e però è loro gioco forza assoggettarsi a tutti quei temperamenti che all'esercizio della loro autorità vorrà aggiungere il popolo. Vuoi essere protestante? Eccolo qua. Non sei più un re, perché c'è il popolo che ti... Ne deriva che il suffragio universale, titolo di un altro articolo, ripugna canonicamente alla natura della Chiesa. Non può derivarsi dalla società civile, è figlio del protestantesimo, che è essenzialmente il gerofante ligure con la sua consorteria, che imitando la rabbia del frate sassone ha rinnegato apertamente l'autorità della Chiesa cattolica, cui regala il nome di aristocrazia fornicatrice. Il suo scritto nuovo, viene recensito, sulla Santa Alleanza dei Popoli, è la nuova produzione di quella penna che ha scritta la sentenza di morte di tante centinaia di italiani, del cui sangue rosseggia ancora la gleba nell'agro romano e nel lombardo. A proposito della Santa Alleanza dei Popoli, l'ex triumviro, lungi dall'essere sazio di sangue, lamenta la debolezza degli sforzi ed invita i demagoghi d'ogni terra a formare un solo Stato, per insorgere nello stesso giorno, con organica armonia, sotto la guida di un solo pensiero, su tutti i punti del mondo incivilito. I suoi stiramenti galvanici animano la setta micidiale e truculenta degli italianisti. E sul dovere d'agire, tu vedi dal profondo dei suoi antri affacciarsi con maligno sorriso l'idra settaria e far capolina, spiando il momento, origliando i segreti, vomitando bava d'inferno che in ogni cuore ove penetra desta la rabbia delle congiure e dell'assassinio. Tutte le imprese mazziniane dei suoi sicari d'Europa sono oggetto di un'attenzione continua. E tuttavia Mazzini è almeno il più sincero di tutti i settari, se messo a confronto con Montanelli e soprattutto con Gioberti. Cito: traviato scrittore, ora fatto trastullo dalla mobil fortuna, ampolloso panegirista di quell'attuale primato civile dell'Inghilterra, sotto la cui penna magniloqua gli errori vulgari acquistano un aspetto paradossistico e gigantesco da farli tenere per nuovo. A lui fecero eco gli statutisti del nostro paese. Gioberti che attribuisce proprietà meravigliose alle sue parole. Il suo rinnovamento civile viene salto, che è un bisticcio di religione, civiltà, viene proprio scarnificato riga per riga. E così la riforma cattolica della Chiesa e la sua protologia uscita postuma a cura di Giuseppe Massari, giudicata la più noiosa in assoluto delle sue opere. Salto qui, ma cito un'ultima cosa su Gioberti. Lo vidi esaltato sopra i cedri del Libano, passai e più non era. Queste parole vengono da sé, per sé alla memoria e dalle labbra di chi vide negli anni scorsi il famoso Vincenzo Gioberti nell'apice della sua gloria e poco appresso nella polvere. Esaltato, festeggiato, incensato, incelato, proclamato il sommo degli scrittori, dei filosofi, dei politici, il redentore d'Italia, l'ammodernatore del cristianesimo fra le grida ebre ed insane di proscrizione e di morte, fu levato alle stelle da un volgo il quale, non che legge nei libri, non ne conosceva nemmeno il nome, che in più fogge storpiava, ma era persuaso di esaltare il Salvatore della strada, della gloria d'Italia. Lascio qui, per limiti di tempo, le citazioni sarcastiche sui sospiri dei Mamiani. Bene,
che è fallito come politico e come poeta, anzi politico eletto attraverso Brogli, e chiudo per la parte teorica filosofica con Rosmini, il cui nome non sarà un caso ricorre nel decennio, se non ho contato male, 3 volte e mai direttamente. A proposito di un libretto di 28 pagine sull'insegnamento rosminiano, lettera di padre Bernardo de Capannori, ma non c'è nessun giudizio, cito, essendo in questo momento, diciamo, Rosmini sotto la disamina della Sacra Congregazione Romana. Una seconda volta quando escono le opere edite e inedite, ma soltanto una riga negli annunzi bibliografici ed una terza volta in nota, usando una parola, diciamo un'espressione, diciamo, popolare, di sguincio, non se ne parla nemmeno. Meritano però la stessa esclusione anche i letterati, che hanno avuto un ruolo importantissimo in quegli anni. E per intenderci, Manzoni, che è Manzoni, e non certo un rivoluzionario, viene citato una volta sola in 10 anni incidentalmente. Una volta soltanto. Molto più severo invece il trattamento riservato in una lunghissima recensione che sintetizza e che lascia agli atti al signor Tommaseo, al suo Roma e il mondo. Un libercolo del quale avremmo potuto non occuparci altrimenti che con una semplice rivista. Non di meno esso ci è paruto richiedere qualche cosa di più. Sotto quel titolo pomposo che poco o nulla a che fare col soggetto non si trova altro che un ripetio sgraziato di tutti i sofismi e pregiudizi, ed aggiungiamo ancora di tutte le calunnie ammassate fin qui contro il principato civile dei papi. Il signor Tommaseo ne ha dette tante e dissi grosse in questo suo capolavoro, che sembrerebbero incredibili se io non le avessi riportate con le sue precise parole. Eppure il signor Tommaseo è uno delle migliori teste tra i riformisti italiani e, come mi assicurano, addirittura il più moderato e il più religioso. Ora, se il prestantissimo nella moderazione, nella pietà, nell'ingegno si mostra sì virulente, sì eterodosso, sì strano, pensate voi quale ragione debba farsi degli altri che non il pareggiano in nessuna di queste doti. E questi dovrebbero, se piace a Dio, felicitare l'Italia ristorandone la religione e la politica. Ostile anche una recensione al suo dizionario della lingua italiana, che viene comparato in negativa a quello del Manuzzi, ma qui ci sarà il nostro carissimo Fanfani che ci spiegherà meglio, vero meglio questo. Più in generale viene rivisitata tutta la produzione culturale dell'ultimo mezzo secolo, ritenuta in parte non lieve e responsabile anch'essa della rivoluzione. Se ne salva ben poco il Pellico delle lettere e del romanzo incompiuto Raffaella. E poi gli strali, come diceva appunto Pertici prima, gli strali in serie contro l'astigiano, nemmeno il nome, colpevole delle apoteosi di Bruto, contro la misantropia suicida del Foscolo, contro l'utilitario sensismo del Romagnosi e le poesie di Alessandro Poerio, un cospiratore fanatico e una caricatura di eroe da commedia, contro le poesie del Giusti, contro le memorie del, cioè i miei tempi, del sempre ameno Brofferio. Ho le prose del Leopardi e del Giordani, che non sono quell'oro mondo e tutto da 25 carati che ci vorrebbero dare a credere alcuni che da più anni, con danno gravissimo dell'Italia, sono i padroni e i dispensatori della reputazione letteraria. Leopardi è colpevole di essersi gettato a corpo perduto nella filosofia francese del passato secolo, quella filosofia materialistica, non sapremo dire se più stupida o più sacrilega, che oggi dappertutto e più nella stessa Francia è screditata, abbandonata e vituperata. Però qui c'è un passaggio interessante, perché i gesuiti non sono mica gente.
diciamo, non intelligenti. Leopardi però, del quale si depreca lo spreco di ingegno mirabile, l'ingegno forse più pellegrino surto nella moderna Italia, e ci vedono lontano, circonvenuto da quel fiore di libertini che più o meno letterati, ma quasi tutti della stessa maniera, i religiosi e scredenti, avevano fatto brigata in Firenze e parte ancora in Bologna nei due lustri che seguirono la rivoluzione del 20. A proposito di Firenze, ce n'è anche per Felice de Monnier. E chi è mai tanto nuovo e sordo che non conosca quella essere una delle fucine più attive, ove si foggiano e temperano e bruniscono le armi necessarie a combattere la sana politica, il buon costume e la religione? Se va chi li ignora, si procura un catalogo dei libri impressi in quell'officina e vedrà qual gioventù van preparando all'Italia le opere di un Machiavelli, di un Opardi, di un Mamiani, di un Guerrazzi, di un Gioberti, di un Giordani e altri scrittori di questa risma. Per finire poi naturalmente con, diciamo, con gli storici falsari della storia, La Farina, Broferio, Amari, eccetera, eccetera, per il Giornale del Trentino, bene, ce n'è anche, e per il Crepuscolo di Carlo Tenca, uno di quei fogli i quali attendono a covare sotto la cenere, con zelo ed amore, il fuoco sacro della riscossa. Vero è che da qualche tempo la covatura si va facendo più palese. Insomma, niente scondi per gli avversari. La civiltà cattolica, almeno in questo decennio, ma non solo, credo, più che un periodico semplicemente militante, è un esercito in armi. Questa chiacchierata andrebbe meglio conclusa con una notazione sulla scrittura e sul tono di questi articoli, dove ortografia e punteggiature, esclamativi e interrogativi retorici, maiuscolo e minuscolo che vengono alternati a soggetti con le medesime funzioni, Stato, Governo, Chiesa, a seconda che si collocano da una parte e dall'altra, l'aggettivazione molto calcata, le analogie sempre di forte impatto, con prestiti spettacolari dalla storia, abbiamo visto prima Gian Serico, svolgono un ruolo importante e studiato. Vi porto soltanto un eloquente esempio di questa scrittura e dei suoi toni aggressivi, estremi, in alcuni casi anche cattivi e molto poco cristiani anche, quando per esempio si sbeffeggiano, cito, gli eroi del 48 in esilio e in quasi povertà. Tanti padri della patria levati per quei dì alle stelle, ora ristrettucci anziché no nella casa domestica. Scritto a proposito di una visita dell'autrice della capanna dello zio Tom, che era andata a Londra a ritirare i diritti d'autore, che erano enormi, ingenti. Cito soltanto un ultimo pezzo per dirvi il tono, per illustrarvi il tono, i nuovi attentati e le vecchie istituzioni cattoliche. Giace stramazzata al suolo in ogni angolo d'Italia la salma esangue di qualche cittadino onorato, e sulla cruenta polvere le danzano intorno orribilmente le furie di quei cannibali che, vibrato il colpo, plaudano alla vittoria. Agli urli ferali si alternano i singhiozzi delle vedovate famiglie, e accerchiati da lungi palpitano atterriti i popoli, istupiditi governanti, e ripetono con le voci di uno dei più sperimentati, accorti e vigorosi fra loro: i mezzi di cui posso disporre sono bensì sufficienti alla conservazione della pubblica tranquillità e dell'ordine, a proteggere in generale contro delittuosi attentati, ma non mi è dato a difendervi da un nemico che celato lavora a scavarvi sotto i piedi l'abisso. E questa è una citazione dal proclama del maresciallo Radeschi agli abitanti del Lombardo-Veneto. Mentre in tal guisa le tracce del sangue serbasi in qui fresche, ancora e fumanti, l'imprestito mazziniano corre liberamente per la penisola, chiedendo agli italiani lo stipendio dei sicari che devono ucciderli. E Londra, frattanto,
una mezza dozzina di scellerati energumeni, ergendosi in dittatori di tutte le genti europee, ne decretano un'alleanza che sentenzia i governi allo sterminio, i popoli alla schiavitù e i principi vittime dell'assassinio. Non stupisce, come diceva Pertici prima, che all'indomani del 60 la reazione esattamente contraria fu altrettanto violenta contro la Chiesa e contro la religione. Qui mi fermo, grazie. Ho dato via un po' di tempo anch'io. Dopo questo flusso del discorso, come si può dire, antitetico al rinnovamento italiano, mi chiedo se ci sia lo spazio per qualche intervento flash, per qualche rapida domanda, o se dobbiamo sospendere qui. Io penso che un quarto d'ora se lo potremmo consentire. In ogni caso non siamo obbligati, naturalmente. Verifichiamo se c'è qualcuno che ritiene, insomma, di approfittare del momento per qualche puntualizzazione, per qualche interrogativo. Ma vi faccio una domanda, se c'è ancora Pertici, c'è Pertici, eccolo lì, su Gaetano Trezza, mio concittadino, che è uno di quei spretati. Mi è venuto in mente anche di un altro, appunto Serravalli, ecco, anche quelli. Serravalli, uno scrittore che poi è diventato uno scapigliato, che se ne fugge anche lui in Lombardia, se ne fuggono tutti in Lombardia. Ma Trezza è un personaggio molto interessante. C'è un epistolario con Pasquale Villari che meriterebbe proprio di essere ristudiato, ripubblicato. Se vuoi dire qualcosa? Villari ha fatto anche un necrologo e dice delle cose che sapeva lui soltanto. Per esempio, che l'inizio della sua crisi religiosa è dalla lettura di Tavi, quindi di Strauss. Legge il libro di Strauss, lui è un compagno di notte, non è di nascosto, e gli sconvolge. Queste sono anime pure, si deve dire la verità, sono anime entusiaste, presenti, quindi la lettura di Strauss gli sconvolge, tanto che l'amico di Strauss, il prete, impazzisce. Lo dice chiaramente, e a lui dedicherà poi, mi sembra, il libro. Sono drammi personali, quindi forse oggi, come dire, abbiamo perso un po' il senso, no? Ma anche da quel tempo erano profondamente sofferti. E anche Aleardi dice, io ho un saggio in questo Paul, che deve essere più un veronese. Chi è, scusa? Si chiama Diadego. Sono esistenti.
certamente Ebner è un personaggio. C'è alcuni stati di Veronese, io so qui Brognoligo. No, io lo conosco, no, si chiama questo studioso, insomma, che ha fatto qualcosa sulla Trezza degli anni 50, eccetera, eccetera, però fa un'analisi delle opere, probabilmente tutti scolari sarebbe da vedere dal cinema. Sì. Anche Vissolati comunque, anche lui è impazzito. Vissolati negli ultimi 20 anni, Stefano è già passato di manicomio, molto nel 98, ma nel 78 sembra per una caduta per terra, non si è più, ha perso il secolo. Francesco Bruni, poi Paolo Marangoni. Mi meraviglia, tra le altre cose che tu hai raccontato sui gesuiti, questa capacità di il microfono sul territorio. Non si sente? Allora, scusate. C'è anche quello lì gelato, forse. Però bisogna accenderlo. Forse arriva Ingrid a darci una mano. C'è Ingrid che la... Eccolo. Non ho capito come ha fatto, ma l'ha fatto. Da sotto. Mi meraviglia questa capacità di coprire da parte della civiltà cattolica tutto il territorio nazionale, perché i gesuiti, se non sbaglio, non erano in quegli anni in tutta Italia. Per esempio, c'è, mi ricordo, il caso negli anni 40, ma non credo che 10 anni dopo le cose fossero cambiate, delle gesuitesse, cioè di certe suore che dovevano stabilirsi a Pisa, in Toscana comunque, e che erano l'avanguardia dei gesuiti perché potevano confessarsi solo con i gesuiti. E Giusti, che non era poi un rivoluzionario, scrive una poesia satirica, e insieme anche Capponi non era d'accordo, quindi anche questi che si chiamano comunemente moderati, e le gesuitesse non entrano. E credo che anche altrove la situazione non fosse troppo diversa. E, vabbè, questa è una curiosità. E poi è interessante che se la prendono tanto con Gioberti, perché Gioberti aveva scritto migliaia di pagine contro di loro, mentre invece tacciono su Rosmini, o quasi, che era sotto processo. Sì. E a proposito di Rosmini, non so se il professor Nicoletti possa dire qualche cosa su una bellissima opera di Rosmini, che sono le 5 piaghe della Chiesa, che Rosmini, come si sa, aveva scritto molti anni prima degli anni fatidici del 48, e che però si porta a Roma quando Gioberti, con un colpo veramente geniale, perché non era filosoficamente amico di Rosmini, si inventa l'idea di mandare Rosmini a Roma, che è una cosa, un colpo di genio, che dimostra la statura politica di Gioberti. E perché Rosmini si portava dietro queste 5 piaghe, quest'opera che era rimasta per lunghi anni nel cassetto. Chissà se Paolo Marangon può parlare anche di questa. Pio IX, che la regione, ma anche
talmente un nesso molto stretto tra la religione e la gerarchia ecclesiastica nel suo vertice. La mia domanda è, forse iniziata da un paio di pensioni un po' cattolico, quindi direi in conto questo, è se tra non gli scredenti, ma anche gli scredenti, ma tra le persone che non si riconoscevano nella posizione ufficiale della Chiesa, esiste quella che poi è invalsa come una distinzione fondamentale, che è quella tra anti-religioso e anti-clericale. Cioè, questa distinzione è legittima se noi pensiamo al fatto che i cattolici liberali, quelli che noi chiamiamo cattolici liberali, erano personaggi ben noti nell'Italia degli anni 30, 40, 50, e quindi non necessariamente essere anti-religiosi, anti-clericali, doveva significare essere anti-cattolici. Questa distinzione l'hai trovata oppure viene soltanto? Certo, certo. Questa, mi fa piacere che tu conosci, perché c'eravamo scritti. Quello che hai detto, Lorenzo, non ho niente da aggiungere. Io, come si fa da parte di fare il nostro mestiere, necessariamente fate di zoom, diciamo così, no? Su quelle che sono le che sono gli aspetti magari emergenti, nuovi, tutto il resto resta. Io ho cercato di dire che negli anni 50 ci sono tutta una serie di continuità, ecco, in una fase, in una situazione nuova. Quindi è chiaro, i cattolici liberali degli anni 50, che appunto si chiamano i neocattolici, però rispetto al decennio precedente, ormai, come dire, sono tutte sostanzialmente. Questo è quanto. Mentre nel decennio precedente, con la soluzione confederale, sperano di poter mantenere lo Stato al Papa e quindi non trovarsi a conto. Questa era la nostra giuria. La nostra giuria era questa. Se facciamo una Italia confederale, manteniamo lo Stato al Papa, manteniamo lo Stato ai vari principi, quindi gli italiani hanno rapporti di fedeltà al Papa e ai vari principi. Non sono, come dire, non sono politico, sono la nostra parte. E questo è quello che si realizza. Per 3 o 4 anni è così. Sono tutti d'accordo. Perché sono tutti patrioti, sono tutti anti-austriaci. Il sentimento anti-austriaco negli anni 90 monta, a Milano, dappertutto. Quando Carlo Alberto offre la sua spada a quel mondo, dopo che l'Austria ha conquistato, ha occupato la Ferrara nel 47. Diventa come dire, Pio Nono è vittima dell'altro, quindi il sentimento antiaustriaco senza il quale non si capisce l'Italia. E questo è, oggi abbiamo difficoltà, siamo tutti italisti, abbiamo difficoltà a capire questi tipi di rapporti. Senza gli italiani che fanno lo sciopero del fumo, perché che protestano per il fatto che, come vedete, vogliono l'arcivescovo italiano e non più Gaiso, perché era tedesco. Ecco, voglio dire, questo. Come giornalista, voi guys, che vogliono la quindi il è chiaro quello che dici, quindi i neocattolici, ci sono molti che restano cattolici, i cattolici di là sono un po' tutti anche criminali, ci siamo l'Amazzonia, la Tomasella, insomma, sono un po' tutti, non, magari non lo dicono, ma lo sono, non lo dicono, insomma. A me è interessato mettere in luce gli aspetti nuovi che in una circostanza, in una determinata situazione politica, in una situazione anche statuale, perché è chiaro che la civiltà cattolica guarda al monte, è ovvio questo, perché è lì che sta nascendo qualcosa. Loro si rendono conto benissimo,
sentendo quello che diceva Dante Mazzini, ora voglio fare una battuta, per il mondo cattolico avere visto Mazzini per sei mesi è come che gli americani hanno visto Villade della Cassiana. No, ma scusa, non è così. Se non ci si vedesse in questo tipo di, nella piazza della città, di mettersi in questo tipo di per cui è un'esperienza così di è bello gli stilamenti galvanici del Mazzini, è incredibile. Napoleone ci ha portato dal punto di Stato e dà una svolta a destra profonda nella situazione francese. Allora lì Roberto capisce subito dal colpo di Stato di Napoleone che in Europa le cose stanno andando male e il come dire è diversissimo da quindi il mondo cattolico è più loro e anche più perché ho simpatia però nonostante tutto capiscono solo più loro. Qual è la conclusione del 48-49? Io ho fatto per 3 anni le riforme per evitare la rivoluzione. Quello che è successo mi dimostra che le riforme portano alla rivoluzione. Questa è la conclusione politica, questo è il problema che esiste. E quindi d'ora in poi io devo cercare di fare perché se faccio adesso l'esperienza degli anni che passano mi porta a questo. Quindi lui io non capisco tutto perché il microfono ce l'ha ma non ci parla dentro. Io faccio fatica a capire che ho un dito con dei limiti. Ma mi parla piano delle volte. Quando guarda nel 48 ciò che succede in Francia, è scelta. C'è già che dice Marx, un fantasma si aggira per l'Europa. Cioè che tutto il tempo. Chissà che o no, e aveva ragione. È il manifesto del Partito Comunista, inizia così, e aveva ragione. E questo è la grande novità della rivoluzione di Francia, che non è che il socialismo da parte di un'unione europea. E anche questo è il detto perché col secolo di poi il socialismo, a quel tempo il socialismo sembra la rivoluzione di sì, anche questo era già qualche anno che si parlava di socialismo, che Gustavo di Cavour aveva fatto un salto importante sul socialismo del 46, quindi non è che fosse Marx davvero questo. Quindi anche però si può capire che questo mondo si chiude e fa impressione, fa l'impressione giusta, via ragione, cioè proprio adesso io l'ho letto come Antonio Franco viene trattato, cioè c'è uno stile di una violenza lessicale che fa le cose così. Non so da come mai questo è il problema, non so se mi sono spiegato. Sulla civiltà
Sì. Poi loro offriranno al movimento comunista di Enna, un grande stimatore di Ignazio il modello di organizzazione capillare militare della militanza culturale sul territorio. Cioè, simpatico. Silenzio di Rosmini, loro mi viene a dire che ho parlato fin troppo, perché sono i gesuiti che sono i protagonisti delle polemiche degli anni 40, fino al 54 hanno quello del silenzio, no? Appunto, costringe loro a stimolare anche gli attacchi sotto arresti e così via, e però è anche una strategia di ridimensionamento della sua posizione. Sulla questione Cinque Bianchi, le due che la porta a Roma, poi tra l'altro lì sulla sua missione a Roma, qui qualcuno dire che non avere credenziali dal governo piemontese, è vero che Gio Merli non anda a Roma, però non viene mai, non formalizza mai le credenziali, quindi non si capisce il mandato. Giuseppe voleva anche negoziarsi, ovviamente un affare politico, lui non ha le credenziali, decide di esplorare semplicemente la possibilità di un nuovo concordato tra il 67, però lui a un certo punto dice chiaramente io non sono più un rappresentante del governo piemontese, cioè io non ho le credenziali, l'autorità per poterlo fare, però è vero che mi accetta anche, mi ha chiesto anche di entrare nel governo romano, quindi è sul momento di gloria. Cinque Bianche sono per lui, per come lo interpreto io, l'altro pilastro della sua costituzione secondo la giustizia sociale. È singolare perché nel suo progetto di costituzione lui prevede l'elezione dei vescovi per il popolo, non c'è una faccenda nella costituzione che ci sia una modalità che regola, questo è ovviamente insomma qualcosa di strano, però testimonia la sua volontà in un certo senso di passare dal modello dell'alleanza tra trono e altare al modello del buon popolo cristiano, mettiamola così, con le eccezioni che lui conosce, eccetera, ma con delle argomenti anche interessanti. E il buon popolo cristiano che dice i suoi rappresentanti temporali e spirituali, e sul suffragio universale lui per esempio richiede che il tribunale politico, questa sua diciamo costruzione interessante, debba essere eletto a suffragio universale, maschile insomma, e quindi rispetto alla posizione di Gesù di questo. Lui lo porta a Roma perché spera appunto che la Chiesa possa anche intraprendere questo processo di riforme, quindi i due processi si possono tenere assieme. Anche nella sua ecclesiologia, passo la parola su, lui ha fatto anche ingenuità, anche un po' liberale, come dire, perché da un lato utilizza il termine della società teocratica, cioè esattamente il popolo che ha Dio come Dio, dall'altro lato parla della Chiesa come un'associazione volontaria, quasi uno schema locale, diciamo, di individui che mettono in comune cose, profili, averi e così via, amministrazione. Sì, poche parole sulla vicenda delle cinque piaghe che Rosmini si porta a Roma alla fine di agosto, quando riceve il mandato informale da parte del governo piemontese. Perché si è portato a Roma? Si è portato a Roma primo perché aveva avuto notizia dal suo procuratore a Roma, in parte Girardi, che Pio Nono se ne teneva sul comodino e non le dispiaceva. E quindi non è da escludere che nell'ambito di una trattativa che comprendeva anche un nuovo concordato, le cinque piaghe potessero essere un elemento utile. Le cose cambiano, stanno facendo, perché in ottobre
E a quel punto Rossini riceve 5 punti che dovrebbe eliminare. Da parte un'altra fase, che è quella della progettata seconda edizione delle 5 piaghe, che lui preparerà fino a un certo punto, perché non arriva a completare a Napoli, e che rimarrà inedita questa seconda versione ritoccata, non nella sostanza, però con dei ritocchi significativi, delle precisazioni, delle chiarificazioni, delle integrazioni, quindi è qualcosa che va molto oltre i 5 punti che gli erano stati chiesti, su cui mi chiarisce qualcosa, qual è la realtà. Puoi dire qualcosa sulla mostra? È una vera riedizione. Non l'ho fuori dietro, segnaliamo. La tira fuori dagli archivi di spesa e con la benedizione di Paolo VI la pubblica presso la Porcelliana e diventa un successo del clima post-conciliare, un successo incredibile. Qualche decina di istante. I rosmiani riconoscono soltanto quest'ultima edizione, quella del 49, rivista, ritoccata come l'edizione che rispecchia la volontà ultima dell'autore. Questo è il dettaglio della cena del ciclo. Bene, il convegno continua nei prossimi due giorni, quindi ci possiamo anche fermare qui, ringraziando tutti, esprimendo molta soddisfazione per questa eccellente partenza, per questa relazione, veramente interessante.